Presentazione del PUG Romagna, siamo un gruppo nato 2 anni fa e ci incontriamo almeno una volta al mese, di solito il primo martedì del mese, e siamo un gruppo itinerante, cioè non abbiamo una sede fissa, ma cerchiamo di muoverci nelle varie città della Romagna, tra Faenza, Cesena e Rimini di solito, per riuscire a condividere più esperienze possibili. E ci trovate su Meetup, su GitHub con repository dove potete vedere i prossimi talk. E altro non c'è, direi. Vi invito a fare domande per il talk su Slido. A breve vi condivido il link in chat. E dopodiché lascerei la parola a Michele con il suo talk. Grazie. Grazie Alessandro. Ok, vi condivido lo schermo, dovreste vederlo. Eccoci qua. Ok, benvenuti a quest'ultimo talk della giornata, comunicare, condividere e mantenere decisioni architetturali nei team di sviluppo, approcci e strumenti. Se già siete riusciti ad ascoltare il titolo, siete già a un buon punto. Quindi resistete un altro pochino. Io sono Michele Orselli, faccio parte del PUG Romagna, lavoro per Flowing. Di cosa voglio parlarvi oggi? Prima ve lo ricordo, l'ha detto anche Alessandro prima, se avete domande su Slido utilizzando questo codice. Di cosa voglio parlarvi oggi? Decisioni architetturali, che cosa vuol dire? Prima vorrei fare un pochino di chiarezza, non vorrei spenderci molto tempo, su cosa intendo. Partiamo da architetturale. Architettura software può voler dire un sacco di cose. In questo contesto qui, per questa presentazione, io intendo l'architettura di un'applicazione. Quindi diciamo l'applicazione è il confine, ecco, non ho in mente architetture enterprise che, come dire, siano condivise tra varie parti delle aziende o di un'azienda molto grande. Ecco, quindi io sto pensando a tutte quelle decisioni sulle architetture di una particolare applicazione. Decisioni. Beh, per me decisioni e decisioni architetturali in questo contesto significa tutte quelle convenzioni e quei vincoli che a livello di gruppo, di team ci siamo dati su come il codice dovrebbe essere, inteso come dovrebbe essere organizzato, strutturato, eccetera, e come dovrebbe comportarsi, cioè come le varie parti del software comunicano tra di loro. Mi preme mettere l'accento su importanti perché, beh, nello sviluppo di un software normalmente prendiamo un sacco di decisioni, alcune molto piccole, con impatti molto piccoli, altre con impatti più importanti. Ecco, in quello che ho in mente io, importante è da tenere in considerazione, ecco. Faccio due o tre esempi per aiutarvi a capire cosa ho in mente. Ad esempio, dire implementeremo questa applicazione utilizzando il pattern CQRS è una scelta architetturale macro che implica tutta una serie di altre scelte. Significa che abbiamo deciso come organizzare il codice nelle varie directory, come dare il nome a tutta una serie di classi, come queste classi interagiscono tra di loro. Quindi scegliere un'architettura di questo livello qui ci dà già tutto un set, un insieme di scelte e di convenzioni. Un'altra cosa un po' diversa, ma che secondo me è sempre una scelta architetturale, potrebbe essere questa. Decidiamo che quando dobbiamo gestire il tempo della nostra applicazione, utilizziamo una classe che ci siamo creati noi, che ho chiamato clock, orologio, al posto di PHP, dei time di PHP. È una scelta architetturale? Beh, secondo me sì. Altro esempio, tutte le classi modello di tipo model dovrebbero implementare l'interfaccia serializable. Anche questa, a mio avviso, è una scelta architetturale. Tutte le classi repository dovrebbero trovarsi in un namespace del tipo app qualcosa, repository qualcos'altro. Anche qui un altro esempio di scelta architetturale.
Un'altra, un pochino diversa. Le classi del framework possono dipendere dalle classi di dominio, quindi quelle che abbiamo creato noi, diciamo, specifiche per questa applicazione. Le classi di dominio, viceversa, non devono dipendere dalle classi del framework. Anche questi sono vincoli architetturali che abbiamo deciso di imporci. Ok, quindi diciamo, perché mi dovrebbe interessare? Cioè, a me che me frega di mettermi a fare dei ragionamenti su architettura, questo, eccetera, perché dovrei tenere traccia di queste cose qui? Ma diversi motivi, secondo me. Quello che ho visto un po' nella mia esperienza è che ha valore, ha senso cercare di ricordarsi perché si è preso una certa decisione e diciamo, può essere molto facile ricordarcelo in momenti vicini a quando la decisione l'abbiamo presa. Più il tempo passa, più questo può essere difficile. Okay? Poi, se nel team di sviluppo entrano persone nuove, beh, tracciare delle decisioni importanti, come ho detto prima, può aiutarli, può essere una linea guida. In generale, può, come dire, abbassare la barriera di ingresso che abbiamo quando dobbiamo lavorare su quella code base. E può essere anche una guida per, diciamo, refactoring di lungo periodo. Quindi sono in una certa situazione con la mia applicazione, ho deciso che voglio cambiare delle cose, ma non posso farlo, diciamo, in un colpo solo, perché il refactoring sarebbe molto, molto grande e impegnativo. Va bene, lo facciamo un po' alla volta. Però mi segno da qualche parte perché l'ho fatto. Ok. In questo talk volevo parlarvi un po' di approcci che ci sono appunto per poter condividere e mantenere queste cose. Partiamo dalle cose, tra virgolette, facili, approcci manuali. Ok. Una cosa che ho seguito da un po' di tempo è questo C4 model, che è un diciamo, standard, forse non è neanche il modo giusto di chiamarlo, però diciamo, definisce un modo grafico per descrivere un'architettura software. Okay? Alcuni di voi che magari hanno un po' di capelli bianchi, un po' di barba bianca, come inizio ad avere io, si ricorderanno UML, che io dico la verità, ho conosciuto ai tempi dell'università e l'ho salutato ai tempi dell'università, è stata una cosa breve ma intensa. L'idea comunque è di descrive l'architettura con non solo uno schema, ma più diagrammi, in particolare a differente livello di granularità. Okay? Quindi l'idea è che io posso fare zoom in e zoom out della mia architettura. Siccome è una immagine vale più di 1.000 parole, questo è quello che intendo. Quindi partiamo da un livello molto ampio, contesto, poi andiamo pian piano, passando nei vari livelli, ha sempre livelli di dettaglio maggiore. Spendo due parole su ognuno di questi livelli. Il primo, contesto, è quello che descrive fondamentalmente le cose più ad alto livello, proprio davvero macro blocchi, macro sistemi. Qui, ad esempio, in questo schema sto dicendo esiste un sistema di internet banking che manda delle email, riquadro grigio a destra, e comunica per fare le sue operazioni con un mainframe, riquadro grigio in basso. Questo sistema è utilizzato da un particolare tipo di utente che è l'utente della banca, personal banking. Okay. Le frecce chiaramente descrivono le relazioni, le interazioni tra le varie parti di questo sistema. Posso fare zoom in. Supponiamo di voler spacchettare quello che c'è dentro internet banking. Ok. Il container ci consente di fare questo, ci dice ok, guarda la tua applicazione internet banking, dentro poi in realtà è fatta da una web application, una single page app, una mobile app che usano delle API e queste API si interfacciano con un database. Anche qui le frecce indicano i vari tipi di interazione. Rispetto a UML, diciamo, è molto meno rigido, ok? Quindi qui si lascia molto più libertà a chi crea lo schema di definire cosa quelle frecce vogliano dire fondamentalmente. Possiamo andare ancora a un livello più basso. App application, sì, ma come è fatta? Component. Qui già iniziamo a vedere delle cose abbastanza di basso livello, quindi sappiamo che c'era un controller di sign in, controller di reset password, un componente che gestisce le mail,
un'interfaccia, un gateway verso il mainframe e cose di questo tipo. Quindi stiamo ancora zoomando sempre di più fino ad arrivare all'ultimo livello, che è il codice. Ora vi dico la verità, su questo livello sono un po' dubbioso, nel senso che, ma a meno di non avere sistemi davvero complessi o voler comunicare davvero un concetto ostico, uno schema a questo livello non so quanto valore possa avere, però questo chiaramente per mia esperienza. Ok, quindi potremmo descrivere la nostra architettura, alcuni dei vincoli tramite questo schema, o meglio questo set di schemi. Ci basta? Ma allora è un inizio, c'è questo sito che si chiama structurizer.com, che io confondo sempre con scrutinizer quando lo cerco, e fondamentalmente vi permette di, vi date gli strumenti per creare e pubblicare questi tipi di schemi, se volete, perché in realtà poi esiste una bella estensione, secondo me, per Visual Studio Code, si chiama C4 Plant UML, che consente di scrivere questi schemi come se fossero, tra virgolette, codice. Ok? Bel vantaggio, molto più evolvibile, secondo me, e la cosa bella di questo plugin è che anche vi dà un po' di guida fornendo un autocompletamento e un rendering in tempo reale. Ecco, diciamo, non sono mai stato particolarmente pro schema, con questo approccio qui ci vedo un potenziale utilizzo, un potenziale valore. Cosa va a completare questa parte? Quelle che si chiamano ADR, Architectural Decision Records. Che cosa sono? Ma allora, gli schemi non possono catturare tutte le decisioni possibili, no? Sono comunque cose ad alto livello o per spiegare delle interazioni di un certo tipo. Per andare un po' più in dettaglio, possiamo utilizzare questo formato, che si chiama ADR, che non è altro che un documento che specifica una certa decisione architetturale presa, mettendo in evidenza il contesto e come questa decisione è stata fatta e quali conseguenze ha. Anche qui faccio prima a farvelo vedere che a spiegarvelo. Quindi questo è un esempio di ADR. Stiamo dicendo che ha uno stato che può essere accettato, deprecato, rejected o proposto, ma anche qui la notazione è molto libera. Non è detto che le vostre ADR debbano avere questi stati. Viene descritto un contesto in cui la decisione è stata presa, poi viene descritta la decisione vera e propria e le conseguenze. Anche qui Structurizer vi fornisce una serie di strumenti, ma non siete obbligati ad usarlo. Qui si tratta semplicemente di buttare giù un mini documento in una forma molto leggera da qualche parte, un wiki, qualcosa committato sul repository del codice, va benissimo, qualcosa che viene buildato durante la continuous integration e pubblicato su GitHub Pages, su AMA, su S3, va benissimo. L'idea è di avere una lista, poi nel tempo, che cresce con le decisioni architetturali che abbiamo preso e il perché, quindi da poter andare a rivedere come mai abbiamo scelto di fare le cose in un certo modo e magari rimetterlo anche in discussione, non sono scolpite nella pietra. Quindi sono andato veloce un po' su questa parte perché mi interessa più parlare della prossima, quindi dove scriviamo un po' di codice, però questo metodo secondo me ha sicuramente dei vantaggi, innanzitutto se scegliamo di mappare poche regole, secondo me è abbastanza gestibile a mano. Ecco, il rischio è un po' di avere queste attività manuali e che poi si, come dire, vanno fuori sincrono col codice. Quindi faccio un bellissimo diagramma all'inizio, poi dopo 6 mesi quel diagramma non significa più niente. Oppure faccio una bella ADR, la metto in un angolo e nessuno poi se la calcola. Quindi il rischio è un po' questo. Come si può fare per mantenere nel tempo queste decisioni architetturali? Beh, renderle visibili, quindi pubblicarle da qualche parte e cercare di mantenerle facendo cultura all'interno del team, quindi pair programming, code review attraverso pull request, sono tutti i modi in cui diciamo contaminiamo tutti i membri del team e facciamo in modo che queste cose vengano passate. Ok, quindi questo è un approccio un po' manuale. Possiamo fare qualcosa di meglio o anche di diverso? Approcci automatici. Cosa ho in mente quando penso a approcci automatici? Beh, l'idea è io e il mio team abbiamo deciso una serie di vincoli, ok? E in qualche modo cerco di
automatizzare i controlli che mi dicono se il mio codice è ancora conforme rispetto a quei vincoli o meno. Che approcci ci sono? Diversi. Il primo, utilizzare degli script di shell, quindi AVK o insomma a colpi di regexp, spazzoliamo la nostra code base e verifichiamo se i vincoli che ci siamo dati sono rispettati. Possiamo fare qualcosa di più evoluto utilizzando gli script PHP che usano ad esempio Better Reflection, okay? Che è una bella libreria per fare reflection di classi PHP, migliore di quella nativa perché consente di fare più cose. Quindi anche qui potremmo dire, vabbè, io mi faccio uno scrippettino che spazzola tutta la mia code base e recupera informazioni dal codice e fa le verifiche del caso. Non vi farò vedere esempi di questo, ve lo cito per completezza. Diciamo, secondo me, se abbiamo dei check molto semplici da implementare, ma ci può anche stare, possiamo anche pensare di utilizzare un approccio di questo tipo. Difficile pensare che siano molto evolvibili, ecco. Però se abbiamo poche cose potrebbero essere sufficienti. Altro approccio, code sniffers o fixers, quindi tutta quella famiglia di strumenti come PHP code sniffer, PHP CSFix, Easy Coding Standard, quindi sono tutti quegli strumenti che nascono con l'idea di analizzare il codice e identificare, diciamo, delle violazioni più dal punto di vista del coding standard. Okay, quindi parentesi, eccetera, come vengono nominate le variabili, cose di questo tipo, fino a fare anche controlli anche un pochino più evoluti, però l'idea è controlli sintattici, soprattutto sulla mia code base. Questi strumenti sono estendibili, quindi vi farò vedere poi come si può fare per agganciarsi e scrivere una nostra classe, un nostro plugin che fa delle verifiche. Tool di analisi statica, PHP Stan, PSALM, nell'ultimo periodo diciamo, sono salite molto alla ribalta. Rispetto ai code sniffer fanno una cosa un pochino diversa, anche lì cercano di fare analisi statica, quindi di recuperare delle informazioni un pochino più, a mio avviso, di alto livello sulla code base, come vengono usati i tipi, potenziali bug, potenziali errori, eccetera. Anche questi sono estendibili. Vi faccio vedere come si fa un esempio. Ho un repository dove poi vi condividerò, ho fatto questi esempi e sono tutti funzionanti, quindi se poi ci volete giocare scaricatevelo. Ultimo approccio, un po' diverso dagli altri, dependency tracking. Vi farò vedere uno strumento che si chiama DepTrack, che nasce con un'idea molto molto più precisa e fa solo una cosa, fatta bene a mio avviso, vi permette di capire se ci sono delle dipendenze non volute tra le varie parti della vostra applicazione. Ok, prima di andare un po' nel dettaglio e farvi vedere un po' di codice, devo fare una mini digressione su come funziona il parsing di un file PHP. Ringrazio Enrico Zimuel, se sta ascoltando, non lo so, per l'assist che ha fatto prima, perché in effetti quello che ha spiegato è molto utile. Io mi concentro sulla parte iniziale. Quindi cosa succede quando un file che contiene questo codice PHP viene dato in pasto all'interprete PHP? Viene eseguito subito dalla macchina virtuale? No, come aveva detto Enrico, ci sono diversi passaggi. Il primo è, questa roba passa a un tokenizer, che non è altro che un programmino che mangia carattere per carattere il file di input e tira fuori i token. I token cosa sono? Sono gli elementi base, sono i mattoncini del linguaggio PHP, come se fossero le parole di una lingua, dell'italiano o dell'inglese. Faccio vedere un esempio piccolo. Cosa succede con questo file? Allora, il primo, il tokenizer riconosce il token tOpenTag, che è il tag di apertura di PHP. Riconosce che c'è una parola riservata namespace, che c'è uno spazio bianco, che c'è una stringa up, che c'è uno slash, che è il separatore dei namespace, che c'è un'altra stringa time, che c'è un altro spazio bianco, che c'è la parola riservata class, e così via. Spero di avervi reso l'idea. Quindi quello che fa il tokenizer è mangia caratteri e produce token, che sono i mattoncini base del linguaggio PHP. Questo sarebbe il risultato a livello di token, di tokenizzazione, di questo file.
Oh, cosa succede poi? È finita qui? No? Secondo step, tutta questa bella lista di token viene data in pasto a un parser che fa un lavoro un pochino diverso. Diciamo, prende questo flusso di token e cerca di capire quali sono i costrutti di più alto livello, sempre all'interno del linguaggio PHP, e produce quello che ha citato Enrico prima, si chiama AST, Abstract Syntax Tree, quindi un albero, okay? Dove abbiamo dei nodi, ogni nodo rappresenta un costrutto, un'idea del linguaggio PHP e i figli sono in qualche modo collegati. Questo è l'inizio in realtà dell'AST, del file che vi ho fatto vedere prima, perché in realtà è molto verboso, come potete vedere. Vi vorrei far notare ad esempio come il primo pezzetto definisca un tipo di nodo statement stmt namespace. Cioè, quindi cosa stiamo dicendo qui? Il parser ha riconosciuto che lì c'è la definizione di un namespace. E se vedete gli attributi ci dicono anche che tipo di namespace. Quindi guarda, qui stiamo dicendo ok, ho trovato un namespace e le parti sono up e time. E poi abbiamo, vabbè, anche delle informazioni di contesto dove inizia la definizione, quella start line e end line. Questa operazione viene fatta per tutto il codice. Quindi dopo ci sono altre definizioni. Lì, ad esempio, alla seconda posizione stiamo trovando un nodo di tipo statement class, quindi la definizione di una classe, e così via. Ok? Quindi viene prodotto questo albero della sintassi. Ed è finita? No. C'è un altro passaggio intermedio. Il compilatore genera degli opcode, che sono appunto delle istruzioni che la macchina virtuale, l'interprete PHP può eseguire a quel punto, e dopo diciamo ci ricongiungiamo un po' al discorso che faceva Enrico prima, opcode vengono generati, diventano istruzioni in macchina, eccetera, eccetera. Adesso, quest'ultima parte in realtà non ci interessa particolarmente per quello che volevo raccontarvi oggi, la prima invece sì. Perché ho fatto questo spiegone ultra rapido? Prima vi dico una cosa, se volete provare a giocare un po' con queste cose, PHP ha un tokenizer di default che è una funzione, token get all, quindi gli date in pasto una stringa di codice PHP e lui vi sputa fuori un array con tutti i token. Se invece volete giocare con un parser, ce n'è uno molto molto ben fatto, che poi viene usato in realtà da una valanga di strumenti, quelli che fanno analisi statica praticamente lo usano tutti, PHP Parser di Nikita Popov, santo protettore di PHP, che negli ultimi anni davvero si è dato molto molto da fare per far evolvere il linguaggio. Perché vi cito queste due cose? Perché è importante capire che i fixer e gli sniffer solitamente lavorano a livello di token, quindi ragionano con i token, capiscono i token. I tool di analisi statica invece lavorano a livello di parser. Oh, basta parlare. Codice. Vi faccio vedere qualcosina. Ok. Mi sono fatto una mini applicazione Symfony, davvero costruita da zero. Vorrei farvi vedere un pochino come appunto fare un check di qualche tipo. Non voglio perdere molto tempo a raccontarvela. Diciamo che è un'applicazione abbastanza classica MVC. Abbiamo i controller, le entity, i repository, ok? Tutto quello che si può trovare quando usiamo anche un po' il generatore di codice automatico. Ho aggiunto un pezzettino in più, un namespace DTO, dove ho messo degli oggetti. DTO cosa significa per me? Sono quegli oggetti che solitamente prendono in pancia i dati che arrivano dal client e poi fanno cose, validano i dati e li trasformano per essere pronti per poi essere processati. Quindi ho un paio di classi di questo tipo e una classe use case che solitamente per me è una classe che astrae un po' un'operazione di business, quindi la logica tendo a metterla in queste classi qui e non direttamente nei controller. Questo per darvi un po' di un'idea di come ho strutturato l'applicazione. Supponiamo di voler imporre un vincolo architetturale di qualche tipo, partiamo con uno semplice.
Diciamo che per convenzione vorrei che tutte le classi che sono dentro data, scusate, dentro DTO, avessero il nome che finisce con data. Ok? Quindi do stuff data va bene, do stuff more no. Ok? Secondo la convenzione che ci siamo dati. Come faccio a imporre questo vincolo? Ve lo faccio vedere prima con Easy Coding Standard, che è una libreria che unisce PHP GoSniffer e PHP CS Fixer. Dico la verità, ho dovuto dare diverse martellate per installarla e non mi ha dato l'idea proprio di easy, però alla fine sono riuscito a farlo funzionare. Come si definisce uno sniff? Questo è molto semplice in realtà, file di configurazione, services e poi si mette il namespace, scusate, il fully qualified name della classe. Io l'ho messa ad esempio qui dentro. Come si invoca poi da linea di comando, ve lo faccio vedere. Come è fatta questa classe qui? Andiamo dentro EasyCS. Eccoci qua. Implemento un'interfaccia che definisce due metodi, register, che serve a dirmi quali token voglio ascoltare. Quindi quando il CS Fixer passerà, tokenizzerà tutte le classi, dirà ok, questo è un token che a te interessa, sì, tieni, fai la tua magia. E quindi qui sto dicendo, a me interessano i token di tipo class. Process è quello che fa le verifiche. Per la verifica che vi ho raccontato è molto semplice, quindi uso questo helper che mi semplifica molto la vita, altrimenti sarei dovuto andare a livello di token a capire qual è il namespace completo di tutta questa classe qui. Prendo il full name e mi chiedo fondamentalmente, la classe che sto analizzando in questo momento è dentro il namespace app.dto? Se non è in quel namespace non mi interessa, che non fa parte di quelle che voglio controllare. Se invece è lì dentro, controllo, finisce in data? Se sì, allora tutto a posto, non devo fare nulla, altrimenti aggiungo un errore. Ok? Vi faccio vedere da linea di comando come può fungere. Ok. ECS. Check. SRC. Vendor magari scritto bene. Perfetto. Quindi lui frulla e mi dice, guarda, la classe che hai trovato, che ho trovato, app.dto do stuff more, deve avere il nome che termina in data. Ok? Quindi noi potremmo farci tutto il nostro insieme di check, scriverci le nostre classettine, far frullare questo strumento e avere un report di quello che è successo. Io qui ho preso chiaramente un check facile, ovviamente più vincoli ci immaginiamo, più è difficile. Quindi ereditarietà, utilizzo di metodi particolari. Stiamo lavorando a livello di token, quindi è un po' troppo basso per fare ragionamenti troppo complessi. Saliamo un attimo di livello, un gradino in più. Vi faccio vedere come ragiona PHP Stan. Configurazione molto simile. Anche qui possiamo definire delle regole, lui ne ha di sue definite, eccetera. Possiamo definire di nostre. In questo modo qui, definiamo la regola e registriamo il servizio. Quindi stiamo dicendo a PHP Stan come andare a recuperare questa classe. Vi faccio vedere com'è fatta. Concettualmente non ci sono grosse differenze. Anche qui implementiamo due metodi e di un'interfaccia rule di PHP Stan. La prima è getNodeType. A NodeType devo dire a quale nodo mi interessa registrarmi, diciamo, per quale nodo voglio essere notificato. Qui sto dicendo, quando analizzi una classe e incontro un nodo di tipo class, fammelo sapere per favore. Poi c'è la funzione processNode che mangia un nodo della ST e fa la magia. In questo caso recupero il namespace, lo converto in stringa perché questo è un oggetto complesso e poi faccio esattamente le stesse verifiche di prima. Cambia quello che devo restituire. Qui sto restituendo array vuoto per dire è andato tutto bene o un array con una stringa se ci sono uno o più errori, di fatto non cambia. Cambia
cambia a che livello mi sono messo. Io qui potrei recuperare molte più informazioni sulla classe, perché sto ragionando a livello di ST. Okay. Quindi ho molte più potenzialità, potrei verificare se la classe implementa delle interfacce, ha dei trait, cose di questo tipo. Quindi mi si aprono delle possibilità che prima non avevo. Vi faccio vedere anche questo rapidamente come funziona. Come vi dicevo, questo usa PHP Parser Node. Per sapere che cosa buttare qui, andatevi a vedere quelle che vengono definiti come node dentro PHP Parser. Okay? Quelli sono tutti punti di, diciamo, di estensione buoni per andare ad ascoltare quando PHP Stan fa la sua analisi e intercettarlo. Come lancio PHP Stan? Vendor, bin, PHP Stan, analyze, src, perfetto. Anche qui il funzionamento concettualmente è uguale a quello di prima, eh? Non è cambiato nulla. Ammetto che non sono riuscito a capire perché mi segnala questo errore 2 volte, ma tant'è. Però l'effetto finale, lato nostro, è lo stesso. Quindi riesco a dirti, questa classe ha un problema. Ok. Quindi diciamo, abbiamo visto che utilizzando strumenti esistenti possiamo in effetti agganciarci e fare delle nostre verifiche. Ultimo tool, DepTrack. Come vi dicevo, parte da un concetto un po' diverso, quindi serve fondamentalmente a verificare che le dipendenze tra vari layer dell'applicazione siano rispettate. Cosa voglio dire con layer? Beh, tutti quegli strati che noi definiamo tali, quindi nell'applicazione che ho definito io ho un layer che sono per me i controller, uno repository, uno use case, uno DTO e uno symphony. Li vedete in questa configurazione qui. Come faccio a dire a DepTrack quali sono, cioè che una classe fa parte di un layer piuttosto che di un altro? Lo faccio utilizzando i collector. Un collector non è altro che un filtro che fondamentalmente mi permette di dire raccogli le classi che hanno una certa proprietà. Qui io sto dicendo raccogli tutte le classi che nel nome, namespace compreso, hanno controller. Qui che hanno repository, qui che hanno app use case e così via. Ci sono collector di diverso tipo, posso dire ad esempio che mi interessano le classi che implementano tutta una certa istanza, o scusate, una certa interfaccia, o che sono una certa directory, varie ed eventuali. Quindi in questo modo posso costruire i miei layer. Poi devo dire quali sono le dipendenze che per me sono valide e quali no. Lo dico qui con una logica di whitelisting. Quindi qui sto dicendo il layer controller può avere dipendenza da symphony, da use case e da DTO. Il layer use case può dipendere da repository e da DTO. Repository e DTO non devono dipendere da nessuno. E quindi sto dicendo come voglio che le parti della mia applicazione comunichino. Come lancio questa cosa qui? PHP. DepTrack. Analyze. Notate che in un caso ho scritto con la Z e l'altro con la S per, ok, rendere facile questa cosa qui, che avevo messo un po' più di vincoli, quindi il tool mi riporta un po' di cose, mi dice guarda, widget controller, da quello che mi hai detto tu, non deve dipendere da widget repository. E me lo fa notare anche qui. DTO, app DTO, do stuff more, non deve dipendere da request, che è di Symfony. E così via. Ok, quindi in questo modo riusciamo a definire quali vincoli vogliamo che ci siano tra i vari layer. Ok, sono andato molto veloce, mi interessava darvi una carrellata più che andare nel dettaglio di tutto, poi c'è tutto il codice funzionante, quindi se vi interessa approfondiamolo un attimo. Mi interessava fare un attimo un ultimo punto su, diciamo, quello che ho scoperto. Ecco, se riesco a tornare qua. Quindi quello che ho visto è, beh, di fatto
logici ce ne sono, mantenuti, evoluti, e si possono anche configurare in maniera abbastanza semplice. Scrivere le estensioni sia per AsiCoding Standard che per PHP Stanno, PSalm, eccetera, è abbastanza facile, o meglio, agganciarsi è abbastanza facile. Poi scrivere la regola è difficile, molto difficile. Cioè stiamo lavorando a un livello basso comunque, o a livello di token, quindi bassissimo, ma anche insomma fare ragionamenti a livello di AST, insomma, non è facilissimo, bisogna martellare un pochino. Discorso diverso per DepTrack, a mio avviso, che fa una cosa sola, la fa bene, ma ahimè non è particolarmente estendibile. Potrebbe anche essere un problema, nel senso che fa una cosa, fa quella, i collector sono completi e accettano pull request su collector nuovi, quindi è abbastanza fattibile. Cioè, vi racconto quello che mi immaginavo io quando ho iniziato a guardare queste cose qui. A me piacerebbe poter esprimere dei vincoli scritti così, no? Quello che abbiamo detto prima, l'esempio che ho fatto prima, io vorrei che tutte le classi che stanno nel namespace app.dto abbiano, dovrebbero avere il nome che finisce in data. Ok, questo è il vincolo che ci siamo dati prima. A me piacerebbe poterlo scrivere come codice, quindi all classes that reside in namespace app.dto should have name ending with data. Se avessi una cosa così, allora sì, probabilmente riuscirei a scrivere dei vincoli o a mettere in piedi insomma una rete di check un po' più completa. Ecco. Adesso, vista la difficoltà di scrittura di quelle regole, insomma è un po' un impedimento, quindi si può fare, ma solo probabilmente per regole molto, molto grana grossa e molto semplici. Ecco, diciamo che poi, siccome l'appetito viene mangiando, e non ero proprio soddisfatto, io in effetti sono rimasto un po' con l'amaro in bocca. Ho detto: ma vuoi che non sia possibile fare qualcosa? Io sono abituato a scrivere gli unit test, ok? E quindi io vorrei fare una cosa di questo tipo: public function test DTO should have name ending in data. E poi cosa vorrei dire? Vabbè, prendiamo un insieme di classi. Ok, da questa directory qui. SRC DTO per restringere un attimo il campo. E poi vorrei definire una regola. Vorrei dire tutte le classi che sono nel namespace app DTO dovrebbero avere un nome che fa match con qualcosa data, cioè che finiscono in data. Vorrei costruire la mia regola e una volta che l'ho fatto vorrei dire: ok, PHP Unit, occupati di verificare se questa regola applicata su questo set funziona. Ok, vediamo se funziona. PHP, bin, PHP unit, meno meno filter. Ok, ecco, questo è come mi piacerebbe scrivere le regole. Qui diciamo, ho preso un po' da questa voglia, ho iniziato a fare questo prototipo che conto di terminare fra poco, non tantissimo. Adesso è messo insieme un po' con il nastro isolante, però l'idea c'è. E quindi se vi interessa, parliamone.
Ritorno alla presentazione. Ho concluso, sono arrivato un po' lungo, grazie per avermi ascoltato. Ricapitolo velocemente i miei contatti, io sono Michele Rosselli, lì c'è la mia mail, il mio handle Twitter. Vi prego di dare feedback a questo talk su JoinedIn, ho messo il link. Il repo è già pushato, funzionante, quindi se volete provare a giocarci, ho aggiunto anche un esempio con PSALM che non ho citato per questione di tempo. Faccio parte del Pug Romagna, quello è il nostro link Meetup. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie mille Michele. Ci sono un po' di domande, tanto complimenti per il talk. Grazie. La prima domanda è di Andrea Gianantonio che ti chiede: consiglieresti l'esecuzione dei check al pre-commit, alla push o nella CI? Se nei primi due casi, con quale strategia tool? Grazie. Allora, ti dico la verità, sono sempre stato uno che ha preferito mettere queste cose qui nella CI, forse anche un po', diciamo, in controtendenza con l'idea che c'è adesso, no? Spesso si fanno con hook di Git, eccetera. Ammetto non mi ha gasato mai particolarmente, più per una mia preferenza che altro, quindi solitamente tendo a mettere queste cose nei check della CI, o meglio, di fare uno step della build che posso far girare anche in locale prima di committare, che mi fa queste verifiche qui. Ecco, quindi non mi piace molto l'idea, dico la verità, di legare le robe al commit. Tendo a farmi uno script di build che fa tutti gli step e che posso far girare in locale e l'aggiungerei lì. Ecco, non so se ho risposto alla domanda. Ok. Altra domanda, anonimo, la validazione può essere fatta anche per ogni singola build del codice della nostra applicazione? La validazione, sì, l'idea è quella. L'idea è che è di trattare questi check come se fossero test automatici. Quindi lo metto in uno script di build o, come dicevamo prima, la pre-commit. Quindi io ad ogni commit faccio frullare questo strumento che mi dice: ok, guarda, con questa modifica che hai fatto, tutto ok, oppure no, ci sarebbe questa cosina da sistemare. Ok, la prossima sempre da anonimo, UML rispetto a C4, ha dei diagrammi comportamentali, pensi si possono usare in supporto a C4? Allora, sì, nel senso che da quello che ho visto C4 è meno prescrittivo fondamentalmente di UML. Quindi, diciamo, tutto quello che può aiutare a comunicare un'idea, una decisione, ben venga. Perché no? Rimane, secondo me, il tema che ti citavo prima. È difficile tenere i diagrammi allineati. Quindi, se vuoi comunicare cose ad alto livello, diciamo, del C4 mi piace molto l'idea di fare zoom in, zoom out, no? Quindi di descrivere un sistema prima visto da molto lontano e poi andare nel dettaglio. Ti dico la verità, già a livello di codice ho qualche dubbio che lo userei e forse anche a livello prima. Sì, qualsiasi cosa che può aiutare a comunicare un comportamento, un'intenzione, eccetera, per me ben venga, ecco. La prossima domanda è di Antonio. Quanto è time consuming questo processo così granulare di code check, vista la non immediatezza nell'implementazione e la difficoltà della manutenzione? Sì, è un po' il punto. È un po' il punto che poi mi ha spinto a provare a martellare per mettere insieme un qualcosa di diverso, ecco. Come abbiamo visto, scrivere le regole non è facilissimo, nel senso che è anche un processo molto trial and error. Quindi ti devi mettere lì, implementi il plugin, perfetto, lo fai frullare su del codice di esempio. Ok, che informazioni ho dentro quel process? Perché chiaramente la documentazione non è completissima, dove con completissima intendo è quasi inesistente per sta roba qui. C'è molto codice in giro, se ne trovano di esempi, però poi capire il punto giusto nel codice dove mettersi, quindi quale nodo devo ascoltare nella ST, oppure quale token devo ascoltare per gli sniff, non è proprio facilissimo ed è molto time consuming. Per questo, secondo me, ad oggi, col livello di strumenti che abbiamo, devono essere proprio check a grana grossa, cioè cose molto macro, ecco.
Discorso un po' diverso per DepTrack, secondo me, che anche lì in poco, secondo me, si riesce a mettere in piedi una rete di check sensata. Oltretutto, non l'ho fatto vedere per motivi di tempo, non è possibile avere più di un file, più di un DEP file. Quindi io potrei, come dire, definire diversi vincoli per diversi aspetti dell'applicazione e scegliere quale fare girare. Ecco. Ok, prossima domanda sempre di Antonio, qui aiutami tu. Qual è un processo savio di revisione di decisione presa in caso un vincolo venisse rotto e tale rottura fosse ritenuta necessaria da chi l'ha prodotta? Allora, se stiamo, diciamo, se la domanda va nel merito di come gestire questi casi qui, beh, ci sta, secondo me sono anche normali, nel senso che non l'ho fatto vedere, ma è possibile. Tutti questi tool automatici permettono di definire delle eccezioni. Quindi sì, verifica che il codice sottostia a questa regola, ma per questa classe no. Okay. Ci sta, può avere senso, difficile trovare una regola che sia sempre applicabile in tutti i progetti nel 100% dei casi, no? Quindi da quel punto di vista è fattibile. Dal punto di vista invece, se pensiamo ad ADR, eccetera, l'ADR già, nasce già con l'idea di dire ok, questa è la decisione che abbiamo preso adesso, che abbiamo preso in un certo momento, dato un certo contesto. Non è scolpita nella pietra, se ci accorgiamo che va cambiata o che ci sono delle eccezioni, va benissimo, teniamole in conto. A livello di team, su come prendere queste decisioni, varie ed eventuali, secondo me, dipende da come è composto il team e da come è abituato a lavorare. Quindi se è un team dove, come dire, la responsabilità sul codice è condivisa, mi immagino che sia una decisione presa di comune accordo. Se è un team dove c'è l'architetto, oneri onori, quindi lo farà lui e gli altri se la cuccheranno. Se invece è un team di, diciamo, solo sviluppatori e c'è il team degli architetti, vabbè, sarei curioso di vedere il codice prodotto perché secondo me sarebbe interessante, però anche lì è un altro scenario in cui la decisione la prendono loro e noi, tra virgolette, la subiamo. Ecco. Prossima domanda di Alessandro Vianello. Tanto ti fai complimenti per il talk. Grazie. E chiede se C4 Model, mi sembra anche che abbia un approccio top-down. Pensi che sia preferibile al suo contrario bottom-up? Allora, credo che, diciamo, il valore che ci ho visto io è che è difficile avere uno schema unico per poter comunicare con tutti, diciamo, le figure interessate a quell'applicazione lì. Quindi figure con tagli tecnici probabilmente preferiranno schemi più dettagliati, più vicino a come le cose funzionano. Figure meno tecniche potrebbero all'inizio, potrebbero in generale beneficiare di schemi più ad alto livello. Ecco. Poi l'ordine in cui viene prodotto, secondo me, è assolutamente indifferente. Non è neanche detto che tutti i livelli vadano prodotti, eh? Nel senso, potrebbe essere benissimo che, ok, facciamo uno schema ad altissimo livello per capire quali sono i macro blocchi. Perfetto. Andiamo nel dettaglio di questo specifico componente e lo esplodiamo un po'. Va benissimo, non ci vedo dei vincoli particolari, ecco. Ottimo. Poi un anonimo ti chiede qual è il vantaggio di eseguire i check dentro un test case di PHP Unit? Ah, il vantaggio ne vedo molteplici. Uno, che avere un tool di quel tipo mi permette di scrivere un check in, quanto ci ho messo a scriverlo, da zero, 10 secondi? Ok, vi assicuro che non ci ho messo 10 secondi a far funzionare i due check di prima. E quindi sicuramente una maggiore velocità nello scrivere le regole. E anche, diciamo, una maggiore, tra virgolette, uniformità su come trattare quel tipo di check. Diventano dei test automatici. Quindi tu hai una suite di test, una parte di quella suite si occupa di vincoli architetturali. Questo è un... È un vantaggio che ci vedo, sì. Il primo, se dovessi battezzarne uno, sicuramente la possibilità di scrivere in maniera molto più rapida questo tipo di check rispetto agli approcci che avevo fatto vedere prima, ecco. Giusto. Anonimo ti fa il talk
soprattutto per la intro. Poi Noemi chiede se oltre ai slide verrà condiviso anche il repo del codice della demo. Sì, il repo è già disponibile, pubblicherò le slide, se andate a questo link, quel tiny URL bla bla, c'è il repository che è pubblico. Ripeto, se volete giocarci, il valore che ci vedo è che il codice è funzionante, ci ho messo un po' a farlo andare in realtà. Easy Coding Standard, a mio avviso, ha Easy solo nel nome, nel senso che un composer install Easy Coding Standard non funzionava, problemi di autoload, eccetera, che ho visto che hanno sistemato, però, diciamo, su un tool di quel tipo mi aspettavo un po' più di stabilità. PHP Stamp Salmi invece, come una viola, è stato facile installarli e configurarli, scrivere gli sniff e i check, un po' meno però. Sì, sì, tutto disponibile sul repo. Ottimo. Marco Meli ti fa i complimenti per il talk. Grazie. Un anonimo ti dice che vuole collaborare al tool se ti serve supporto più uno, mi aggrego anch'io. Parliamone. L'obiettivo di mostrarlo era proprio per capire uno se fondamentalmente era solo un mio viaggio mentale e nessun altro ha questo problema qui, oppure se c'è gente interessata, per me ben venga. Teniamoci in contatto e parliamone. Ultima domanda da anonimo, non ho mai utilizzato PHP Stan, ma da quello che ho capito sembra che sia in grado di fare quello che fa PHP CS. Pensi che si può, che possa sostituirlo? Allora, ammetto con colpevolezza che, diciamo, ho sempre tenuto d'occhio entrambi gli strumenti, anche PSALM, eccetera. Ci ho giocato un po' all'inizio ed è da un po' che non ci rimetto le mani. Hanno, secondo me, due idee di utilizzo differenti, un po' sovrapposte. PHP CS Fixer, diciamo, si concentra, secondo me, proprio più sul coding standard, avendo poi comunque anche dei check e dei fix per cose un po' più di alto livello, quindi su come è organizzato il codice, eccetera. Però la base, quello che fa bene, è quello lì, coding standard. PHP Stan cerca invece di capire se ci sono, ad esempio, bug potenziali nel tuo codice. Quindi se stai usando variabili in un modo strano, se non le stai passando nel modo giusto, cose di questo tipo. Quindi lavora a un livello un po' più alto, cerca di dirti, guarda, per quello che vedo io, senza far girare il codice, perché come diceva Enrico, sono tool di analisi statica, quindi il codice non lo fanno girare, dall'analisi che faccio, secondo me il tuo codice ha un problema qui, 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 potenziali bug. Questo è un po' l'idea di PHP Stan. PHP Cosniffer e PHP CS Fixer dicono, ok, guarda, questo è il tuo codice, te l'ho sistemato un po'. Robe del tipo, ho tolto degli import che non stavi usando, ho spostato della roba, ho rinominato una variabile, ho rimesso a posto delle parentesi, ho sistemato degli if in modo che siano scritti tutti nello stesso modo. Quindi lavorano un po' a due livelli differenti, pur avendo, diciamo, una parte di sovrapposizione. Ci sta, concordo. Le domande sono finite, ti ringrazio per il talk e ricordo a tutti di dare un feedback su JoinedIn, che è molto importante e apprezzato da tutti gli speaker. Grazie a tutti. Grazie a tutti.